La CNA Abruzzo si confronta con la crisi energetica e il bonus 110%, bella coppia davvero. Lo fa a Pescara, Auditorium Petruzzi, si parla di edilizia in Abruzzo e non solo, quella di oggi e quella di domani. Ne viene fuori che le imprese e i cittadini con loro fanno i conti con... Il problema prevalentemente che riscontrano le imprese è questa continua burocrazia, questo cambiamento di norme repentino, questo scenario sempre molto incerto e che impedisce poi dopo di fare progetti con continuità e con lungimiranza, e questo è fondamentale, soprattutto con i recenti comunque interventi legati alle agevolazioni fiscali. Le imprese si stanno trovando in grosse difficoltà perché ovviamente i scenari legislativi che cambiano poi dopo creano imbarazzo, tensioni, blocco delle banche, blocco dei finanziamenti, incertezza anche nel proseguo delle attività, quindi tutti questi scenari non possono assolutamente continuare ad esistere, perché le imprese devono assolutamente operare in serenità e poter fare anche dei progetti lungimiranti. La situazione in Abruzzo qual è? Qual è le difficoltà maggiori che si incontrano in questo momento? Allora, in questo momento la difficoltà delle aziende abruzzesi delle costruzioni è che hanno visto che sia se parliamo del 110, che è quella che riguarda attualmente più le imprese edili, dal momento in cui le poste e le banche hanno interrotto l'erogazione degli acquisti dei crediti, sono andate in difficoltà, per cui il lavoro è stato molto rallentato. Più c'è il problema degli aumenti dei costi, dei prezzi, per cui diciamo che i costi materiali e le materie prime sono triplicati, quadruplicati, per cui abbiamo difficoltà sia per gli acquisti, perché il costo è talmente elevato, e più anche la reperibilità dei materiali ce n'è poca, ecco, non c'è. Abbiamo problemi anche sui materiali, ecco, per cui adesso il momento sembra bello dall'esterno, ma in realtà le imprese stanno anche soffrendo, anche se hanno tanto lavoro da realizzare.